Dopo i positivi riscontri delle passate edizioni, tra le quali Arrivo del Monte Melfi, è ritornato alla ribalta, questa volta nella location oraziana del Vulture, l'appuntamento di rilievo dedicato a scrittori e artisti, con la nuova edizione del concorso letterario nazionale Enkenvolbergeik, con apposita cerimonia e conseguente premiazione dei vincitori, a cura dell'omonima associazione artistico-letteraria. Un modo affettuoso e sentito, oltre che significativo e di alto valore sociale, per ricordare il poeta e scrittore Angelo Calderone, il conterraneo originario di Ruvo del Monte, prematuramente scomparso nel 2011, che ha sempre con onore e piacevoli ricordi cementato il valore e l'attaccamento per le sue origini in terra lucana, peraltro autore apprezzato in Italia e all'estero, con numerose coppe e targhe vinte in concorsi prestigiosi. Nel rispetto delle normative Covid, con ingressi regolamentati e solo su invito, a Venosa, nella magnifica cornice storica del castello ducale Pirro del Balzo, si è svolta la nona edizione dal tema Una goccia per alleviare le pene di Mater Terra, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Anche in questa circostanza, l'auspicio per l'incantevole e suggestiva Venosa di poter raggiungere l'obiettivo con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura per il 2022. Il tema quest'anno aveva come leitmotiv l'attuale scenario che stiamo vivendo, in un'epoca dove l'uomo ha distrutto e continua imperterrito nel suo processo per il vile Dio denaro, innocenti soffrono e periscono, mentre Madre Terra, sempre più e depredata, attende una goccia di speranza. A questo grido l'invito ad unirsi tutti con impegno e convinzione, grandi e piccini con la forza dell'amore, che vive in ogni gesto della letteratura e dell'arte, per poter portare pace, fratellanza e amore verso tutti gli esseri viventi. Il messaggio del poeta e scrittore Enkenvolbergeik, lanciato attraverso la forza eicastica della sua scrittura e della sua poesia, rappresenta ora come non mai una chiara denuncia dei mali del mondo, le aberrazioni dell'uomo, ovvero la violenza sui propri simili più deboli. Infatti, grazie alla sua vena poetica e alla sua verve, improntate ad un verismo genuino e pregnante, egli faceva sentire la sua voce per invocare un maggior rispetto delle regole, delle leggi e del vivere civile. Inoltre si appellava al senso di umanità e di giustizia verso i poveri e gli svantaggiati, per la protezione della nostra terra e dei suoi abitanti. In ultima analisi, lo scopo dell'associazione con questo concorso è quello di portare avanti, divulgare e tramandare il pensiero critico e il messaggio poetico, per cercare di illuminare la mente ottenebrata dalla nostra società, affinché possa trionfare all'odio l'amore. Ricordiamo che quest'anno l'associazione ha voluto promuovere il concorso con l'accesso gratuito all'iscrizione delle varie sezioni, per essere vicini a tutti coloro che in questo momento stanno affrontando un periodo critico. E sento pensiero dell'Associazione Artistico-Letteraria che la letteratura e l'arte devono essere patrimonio di tutti e ognuno deve avere la possibilità di esprimere sempre i propri sentimenti. In apertura dei lavori, il saluto del presidente dell'associazione che ha istituito il concorso, Rossella Calderone, che ha illustrato il tema e le peculiarità dell'iniziativa e dato il benvenuto ai giurati, agli artisti e scrittori selezionati e giunti da varie parti d'Italia e le autorità presenti. Nel corso dell'interessante cerimonia sono intervenuti l'assessore alla cultura del comune di Venosa, Sonia Gammone, l'avvocato Aurelio Pace, il socio onorario Antonio Petrino, tra l'altro conduttore della manifestazione, la moglie dell'autore scomparso Concetta Liuzzo, i soci Diego Vaira e Giovanni Russo, inoltre ospiti della letteratura e della cultura e il management e artista Salvo De Vita, ambasciatore dell'associazione in Emilia-Romagna. Presenti tra gli altri Luisa Lovaglio, direttrice biblioteca Giustino Fortunato di Rio Nero, Roberto Pallottino, animatore culturale e musicista, Domenico Grieco, attore teatrale e direttore del Museo della Memoria di Ruvo del Monte, vari rappresentanti del paese di origine di Calderone. Ospiti d'onore, premiati con riconoscimenti, le scrittrici Carmen Piccirillo e Marisa Ferrara, la maestra Anna Competiello. È seguita la premiazione con recitazione delle opere poetiche a partire dalla sezione prosa con primo premio a Ramona Brege, sezione poesia con prima Cinzia Manetti, inoltre premio presidente per la letteratura, secondo posto per Francesco Prioli, assente, terza Alberta Flora Lembo, sezione poesia junior, terzo posto per Roxana Bente e premio speciale a Assunta Dorotea Ferrara.
sezione poesia tema libero con primo posto Rinaldo Cirillo Assente, seconda Teresa Rosito e terza Amelia Squillace. Sezione arte con primo posto per Giuseppe Trentalace, secondo Angelo Ermanno di Alcan e terza Palma Florinda Mungello. Sezione poesia premio qualità letteraria con ex aequo Danila Marchi e Pasquale Campagna. Inoltre Marcello Di Gianni e Francesca Capriglione assenti. Premio giuria conferito a Raymond Simon Ferrier assente. A seguire la premiazione del vincitore della categoria racconto a tema, il giornalista e scrittore melfitano Antonio Baldinetti, suo romanzo Valori e amore per un futuro migliore. Secondo posto per Danila Marchi. Iniziativa culturale pienamente riuscita, mentre già si lavora per la prossima edizione, decennale della scomparsa dell'autore, per ulteriormente affermare il concorso letterario ormai collaudato e sempre più interessante, con numerosi partecipanti da tutta la penisola, con buoni auspici per il prosieguo.